È il momento del direttore e vice direttore di Novella Bella, Nino Frassica. Frassica. Caro Fabio, caro Nino, noi siamo qui, recitiamo, no? Noi recitiamo. Recitiamo, sì. Siamo attori, ma siamo finti. Sì, io... Tu sei finto, cioè, no. Tu sei molto finto. No, perché sono finto? Allora, sei finto, dai, no, sei finto. Siamo finti, recitiamo. No, non è che siamo finti, recitiamo. Non è che siamo tu sei finto. No, non sono finto. Sai che non è che fai, noi facciamo la parte, io faccio la parte, quello fa la parte. Tu sei finto. Vabbè, sei finto, dai. Vabbè, dice, oh, se, siamo amici da 40 anni con questo. Ma è vero. Ha detto a Damiano dei Maneskin. Non è vero. Non glielo so. Ha detto, siamo amici da 40 anni. No, non è vero. Loro sì, finto. Perché è vero. Allora, con Enzo ho cominciato. Al tavolo c'è un signore che si chiama Lapo Letterman. No, è là, ma Lapo, no, è come qua. Lapo. Allora io, 2 settimane fa, io ho aspettato. Abbiamo fatto uno sketch che lui faceva il compleanno e gli regalavo per finta dei soldi. Sì. Giusto? Mi ricordo. Vediamo pure intanto il filmato. Vediamo l'RVM. Lunedì è stato il compleanno di Lapo. Ah, sì. Happy Berber. Wow. Happy Berber. No, Berber. Happy Berber. No, è Berber. Happy Berber. Birthday, birthday. Mica bene Berber. Dai. Che fa? Non gli ho fatto il regalo, dai. Compra di quello che vuoi. Accettarli in pubblico non è carino. Compra di quello che vuoi. Non è carino accettarli in pubblico. Eventualmente una busta. 10 euro. Dopo però così in mano è brutto però intanto auguri per educazione. Era uno sketch. Era uno sketch, per finta, certo. Ma lui non mi ha dato i soldi, non me l'ha restituiti. Cioè erano i miei e non me l'ha restituiti. Ognuno è a cavaldonato si mette in tasca, quindi non è che... No, ha citato il proverbio, a cavaldonato si mette in tasca. Adesso me ne deve dare. Ognuno deve tenere la parte sua, cioè dire, se poi vuoi che io te li ridi... do des e das. Se non me le dai, no, do des e das non vuol dire niente. Vabbè. Finiamo in tribunale in Umbria. Perché in Umbria? Da parte la mia Assisi, c'è Assisi, tutto. No, la corte d'assisi non è in Umbria. O me li dai? Interesse a rimanere. Facciamo alla romana, scusa, facciamo alla romana. Dammi 10 euro tu. Ma che c'entra? Alla romana 10 euro a testa. Io non ho problemi perché l'importante è l'amicizia, chiarire tutto. Ma come dici? Però dammi 10. Io così, l'ho fatto solo per motivo di bilancio. Va bene, solo per può bastare così. Ma che c'entro io? Perché alla Roma abbiamo fatto la... Ma che era Roma? Tu mi hai preso 10 È il momento della sigla, vai. Ma mi hai preso 10 euro tu? Vai, sigla. È tornata Novella Bella. Nelle case. Nelle case. Sì, sì, sì. Nelle case. Grande Antonio Albanese. Albanese, più filo per tutti, più filo per tutti. Come dice Albanese, più filo per tutti. Ma che è più filo? Non dice così lui. No, vabbè, vabbè. Più filo perché? Vabbè, abbiamo bisogno del... Non è filo, cane. Non era filo. Vabbè, c'è bisogno del leggio, facciamo entrare Gigi Marzullo, il nostro portatore. Portatore, sì, ma non è Marzullo, ma perché coi tacchi? Qui. Ma perché quei tacchi? Come ogni notte, cari amici della notte, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia o non può dormire, per chi questa sera vuole saperne di più di Pazio Fabio, no, ma o di Mara Maion, scusa, la borsetta, o di Enzo Iacchetti. Ma perché la borsetta? La borsetta? Non c'è, ma non si faccia una domanda e si dia la borsetta. La borsetta aiuta a vivere. O la borsetta aiuta a vivere sì, bene. Vabbè. La borsetta dei nostri ricordi, sì. La borsetta dei nostri amori, dei nostri soldi, la borsetta della zia, la borsetta per chi è ancora sveglio di notte e vuole saperne di più di Pazio Fabio. No, voi non devono sapere niente. Con la nostra Giovanna Bizzarri che canterà la canzone al nostro ospite, sempre brava, sempre bella. Sempre incantevole. Grazie, Gigi, grazie. Il cinema è vita, il cinema è libertà, il cinema è cultura. Buonanotte, come sempre, buonanotte, tutte le notti vi aspetto con la solita oggi
27 ottobre, sì. È un 7 ottobre, San Frappadonio. Frappadonio. Auguri a tutte le Frappadonie e i Frappadoni. Oggi entra l'ora solare. Mm. Se sei d'accordo. Ma sono d'accordo, se mica lo decido io. Abbiamo tutti visto che nessuno sa come comportarsi, non si capisce. Noi che facciamo? Noi facciamo, diciamo, servizio pubblico, novella bella. Mm. Abbiamo pubblicato anche quest'anno l'orologio per capire, ecco, se sono le 12, c'è le 1. Una, basta controllare, è vero, questo servizio pubblico che facciamo noi della RAI. Quando eravamo, non è la RAI, siamo quando eravamo nove, della, quando no, eravamo della, ma diciamone una giusta. Allora, vabbè. Allora quando l'attrice, ecco, inizia a pagina 12, l'attrice Carmen Di Pietro, le è stato detto che bisognava portare l'orologio indietro. Sì? Lei ha detto: portare l'orologio indietro, ma a chi? Io non mi ricordo dove l'ho comprato. 27 ottobre, compleanno, auguri a Roberto Benigni. Auguri a Roberto Benigni. Attore, regista, premio Nobel. Premio no, Nobel. Oscar, che Nobel, Oscar. Quanti bei film. Oscar. È la vita, è bella, è no, bella, è la vita, è bella. Bella. No, quello, Bianca Berlinguer, ti voglio bene. No, era Berlinguer senza Bianca. Il Pinocchio di Comencini. Ma no, ma se di Comencini, è di, no, è Pinocchio. Gianni Schettino, quello della nave. Stecchino. No, John... quello della nave. Un inferno. Auguri. Ai novelli sposi Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che volevano sposarsi il 6 luglio. Ma Simona Ventura ha chiesto i diritti d'autore. Buon compleanno a Federica Panicucci, Pamela Viloresi. Il 27 ottobre è nato il grande filosofo, Orgasmo da Rotterdam. Erasmo, Erasmo. È uguale. No, non è uguale. Nasceva oggi Niccolò Paganini, sì. Grande violinista. Sì. Grande studente, non lo sapevo. Non fu mai bocciato. Perché? Da qui il detto Paganini non ripete. Era sempre promosso. Auguri a Romina Power. Romina Power. Quella del ballo del quacquaraquà. No, quacquà, senza quacquaraquà. Auguri a Luciana Littizzetto. No, lei... Dopo domani fa il compleanno. Dopo domani? Sì. Nome vero di Luciana. Si chiama Luciana, sì. Lei sarebbe la tua Marilyn Monroe e tu sei il suo Donald Trump. Non c'entra niente, sono due cose proprio... Una carriera sfarfallante. Non c'entra niente. Nasce a Torino più di 20 anni fa. E beh, sei a 60 per forza. Durante il parto la madre fu molto composta e silenziosa, mentre Luciana si lamentò per tutto il tempo con l'ostetrica. Luciana è esordito al cinema nel 1997 nel film Tre uomini e una gamba. Mm-hmm. Aldo, Giovanni e Giacomo, i tre attori, per convincerla, mentirono dicendo che il film si sarebbe intitolato Tre uomini e una in gamba. E quella in gamba sarebbe stata lei. E lei accettò. Compie 60 anni, sì. I favolosi anni 60. Sì, i favolosi. Non si dice l'età. No, non si dice ma l'hai detta tu. La si dice, no, ma l'hai detta tu. Esordisci in televisione. L'hai detta tu. Sì, però tu hai fatto così con la testa. Vabbè. Esordisce in televisione col suo personaggio comico, la terribile Sabrina, sul celebre tormentone, sì. Minchia, signor tenente. No, era Minchia Sabri, un'altra cosa. No. Pagina 8,5. Non è possibile. Non è possibile. Scoop. Le due gemelle scoprono dopo 22 anni di essere nate da madri diverse. Cinema, momento del cinema, parliamo di cinema. Speciale Halloween. Halloween. Speciale Halloween, cinema Halloween. Oh mamma mia, profondo luce. Novella bella consiglia tutti i film di Woody Allen. E tre film dell'orrore, di paura, di età dei minori di 28 anni. Primo film, La notte di Halloween diventa un incubo quando in un giardino maledetto pomodori, carote, broccoli e altri ortaggi si trasformano in terribili zombie. Il film si intitola La notte degli orti viventi. Secondo film, diretto da Claudio Stornante. Un gruppo di satanisti pratica terribili rituali coi biscotti della colazione. Titolo del film: Sette biscottate. Bell'applauso, abbiamo sbagliato. Vabbè, terzo film, un regista impazzito uccide la truppa usando il Chuck. Il film è Chuck lo squartatore. Nino Frassica! Vabbè, al cinema. Vabbè. Nino Frassica, novella bella.